Majorino e Gebré per centrocampo e zona avanzata del reparto d'attacco. Sono queste le mosse al vaglio del Pescara e del direttore sportivo Daniele Dellicarri dopo le operazioni, che sono praticamente in chiusura, di Lescano, Saccani e Della Latta. Questa mattina sul fronte aperto col Padova è arrivata l'ufficializzazione del passaggio di Michael De Marchi ai biancoscudati, ma il Delfino 2.0 targato Colombo vuole ripartire avendo delle certezze che arrivino da elementi che il neo allenatore conosce bene. Gebré, classe 1997, un esterno mancino di centrocampo. Dopo Milani dunque, ufficiale da ieri, la corsia mancina sembra quella che potrebbe subire un restyling completo, anche considerando che Rasi è sul mercato. Per il giocatore 24enne del Burkina Faso invece pare sia pronto un contratto di 2 anni per convincerlo ad accettare la proposta del suo ex tecnico, che nell'ultima stagione lo ha avuto a Monopoli. In Puglia Gebré ha passato le ultime 2 stagioni, in quella 2020-2021 meno presenze, 28, ma con 2 reti, più continuo in questa annata andata agli archivi, ma senza reti all'attivo, in un torneo che però per i biancoverdi è stato davvero molto positivo. In attacco invece altra conoscenza di Colombo, ovvero Pasquale Majorino, che il tecnico ha conosciuto nella breve parentesi alla Virtus Francavilla. L'interessamento c'è, come, anche se per il 33enne c'è grande concorrenza e i biancazzurri, che propongono un contratto di 1 anno, devono cercare la quadra in una strada che è comunque in salita. Possibile che entro questa settimana, già magari a partire da domani, se ne saprà di più. Nel frattempo il Pescara lavora anche su altri profili, addirittura d'arrivo la trattativa che porta Matteo Saccani, l'anno passato alla Vispesa, Roma di proprietà del Sassuolo, che lo manderebbe a titolo temporaneo in Abruzzo per continuare il suo percorso di crescita. La formula sarebbe quella del prestito per 1 anno senza diritti o obblighi di riscatto. Insieme a Lescano, la prima linea potrebbe invece arricchirsi anche di Luigi Cuppone, l'attaccante di proprietà della Cittadella. A gennaio si era trasferito a Potenza dopo il lungo corteggiamento da parte del Teramo e del suo ex allenatore Federico Guidi, che lo aveva avuto alla Casertana e lo avrebbe riabbracciato molto volentieri in biancorosso. Cuppone invece a gennaio si è trasferito a Potenza e ha regalato ai lucani una seconda parte di stagione davvero di grande livello. Ora tornato alla base e nuovamente pronto, pare, per sposare un progetto importante in Lega Pro con i colori bianco-azzurri addosso. Quasi completato invece lo scambio con Lentella. Lescano arriva a Pescara, Clemenza va in Liguria, mentre Simone Pontisso è stato ufficializzato dal Catanzaro.